Oggi apriamo in un modo un po' diverso dal solito. Diamo infatti il benvenuto all'onorevole Mauro Ottobre, che ci ha raggiunti qui in studio appena rientrato dal suo viaggio istituzionale negli Stati Uniti. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Onorevole, questo viaggio le ha dato la possibilità di raggiungere anche la Florida e di rincontrare nuovamente nel carcere di Miami Chicco Forti. Ci può raccontare com'è, la struttura in cui Chicco Forti è rinchiuso da 16 anni e quali sono le condizioni in cui vivono i detenuti? Ecco, diciamo che il carcere si trova a circa mezz'ora di strada dopo Miami, in un clima di temperatura molto umido, in circa 28 gradi, ma con una percentuale altissima di umidità. Il carcere è un carcere situato nella campagna della Florida ed è circondato ovviamente da fili spinati, altissimi recinti, eccetera, ed è formato in tipiche casette basse dove ci sono delle varie strutture, dove all'interno vi è anche un reparto di manicomio, di loro chiamano manicomio, per le persone veramente colpite da problemi psichiatrici, proprio che hanno fatto omicidi, più omicidi, eccetera, eccetera. E in questo interno c'è anche una struttura dove c'è una biblioteca e dove hanno creato anche un'aula dove Chicco dà delle lezioni di lingua. Lui insegna l'italiano a dei detenuti, lo spagnolo e altre lingue. In questo momento ha sotto 40 studenti, sotto la sua, non giurisdizione, ma sotto la sua diciamo, competenza. È un detenuto considerato modello, ma il clima all'interno del carcere è molto molto duro. E mi ha raccontato un bruttissimo episodio che è successo ultimamente nel carcere, lo possiamo Ecco, raccontare? quando vediamo i film americani di quei carceri, delle evasioni, eccetera, eccetera, io direi che è un po' peggio perché proprio 6-7 mesi fa questo carcere hanno commesso un crimine all'interno, hanno trovato un detenuto incatenato nei bagni e l'hanno fatto morire sotto l'acqua calda, praticamente è stato trovato lesso. Per questo omicidio sia il direttore del carcere e tutto il personale delle guardie sono state trasferite. Per Chicco non è stato un bene perché col nuovo personale, col nuovo direttore, ha dovuto rimpostare tutta una condizione che si era creata positiva per lui e comunque l'ho trovato abbastanza su di morale, anche se ormai inizia a essere stufo di questa vicenda. E quindi come sta vivendo questi momenti in cui comunque lo Stato italiano ha garantito la massima attenzione nei confronti del suo caso? Sì, adesso il Parlamento che ha votato una mia mozione, la mia prima firma, all'unanimità, adesso ne voteranno un'altra al Senato, sempre sulla mia indicazione, dei parlamentari trentini, e le strade da percorrere sono due sostanzialmente, o la revisione del processo, e qui c'è l'avvocato americano Giuta Coppina, che però è una strada un po' più lunga, sembrerebbe in questo momento, oppure chiedere, siccome che il Presidente Obama è fine mandato, ci sarebbe la possibilità di chiedere una sorta di grazia, che sarebbe un attimo più rapida rispetto ai tempi di una revisione del processo, che la revisione del processo, come sappiamo, c'è solo una possibilità ed è importante. Comunque ci sono anche possibilità molto favorevoli per una revisione del processo, però Chicco ha espresso il desiderio di provare questa strada attraverso il Presidente della Repubblica Mattarella, che andrà nel prossimo viaggio da Obama, di chiedere proprio che Obama rilasci la grazia, anche se è una cosa molto difficile perché in America non è come l'Italia, insomma. Noi la ringraziamo e Telegarda continuerà a seguire questa vicenda perché siamo convinti che comunque il caso di Chicco Forti meriti anche la nostra attenzione.